Gli oltre 2.400 partenti si sono fatti sentire oltre che vedere al via della 10ª edizione della Capolivery Legend Cup all'Isola d'Elba. Lo start infatti è stato dato con oltre 10 minuti di ritardo per permettere le operazioni di inserimento nelle griglie di tutti gli atleti. Un parterre del primo piano schierato tra le prime file, nomi degni di un campionato del mondo: Alban Lacata, Fabian Rabensteiner, Yuri Ragnoli, Samuele Porro, campione italiano in carica, i cechi Christian Hinek e il compagno di squadra Martin Stonek, Geraint Gashbaumer, vice campione del mondo cross country, il campione europeo marathon Alexei Medvedev, ma la lista sarebbe ben più lunga. Fra le donne su tutte, la campionessa italiana Mara Fumagalli e insieme a lei Maria Cristina Nisi, la specialista cross country Martina Berta ed Elena Gaddoni. La Capolivery Legend Cup è valida come prova UCI Marathon Series ed è quarta prova del circuito Coppa Toscana e gara jolly del nuovo circuito Rampitec. Due i percorsi, il marathon di 80 km per oltre 3.000 metri di dislivello e il classic di 50 km per 1.700 metri di dislivello. Il primo passaggio spettacolare quanto impegnativo a picco sul mare dopo circa 15 km è ancora formato da un gruppetto abbastanza compatto guidato dal leader del team della Cicli Taddei, Alexei Medvedev. Dietro di lui Gashbaumer della Torpado Ursus, Daniele Menzi, Martin Stosek, Samuele Porro, Christian Cominelli, a pochi secondi fra gli altri Alban Lacata, Fabian Rabensteiner e Francesco Casagrande, un po' tardato Yuri Ragnoli. Tra le donne, la prima ad affacciarsi è la campionessa italiana Mara Fumagalli. Alle porte della zona delle miniere, al comando si porta un terzetto formato da Menzi, Medvedev e Stosek, seguito da Gashbaumer, Porro, Cominelli e Casagrande. Sono stati percorsi circa 20 km dalla partenza. Ai meno 50 a tornare in testa è la coppia Medvedev-Porro, seguito da Stosek, Gashbaumer e Casagrande. Comincia la vera e propria selezione dopo la spiaggia di Straccoligno. Un tratto in discesa è la volta del muro della leggenda, siamo tornati a Capolivery. Qui si presenta da solo Martin Stosek, quasi il vuoto dietro il cieco, tanto che per vedere Gashbaumer in seconda posizione devono passare circa 2 minuti, per lui un problema alla gomma posteriore. Terzo Yuri Ragnoli, che nel frattempo era riuscito a recuperare posizioni. Alexei Medvedev, per un problema fisico, deve lasciare, l'uomo immagine della Legend, uno dei pretendenti alla vittoria. All'arrivo in piazza Matteotti a trionfare è proprio il ceco della Vitalo Future Cycling con il tempo di 3 ore, 36 minuti e 34 secondi. A 3 minuti Yuri Ragnoli della Scott Racing Team e un po' sorpresa sul gradino più basso del podio Fabian Rabensteiner del team Trek Selle San Marco. Fra le donne Mara Fumagalli tiene la testa della corsa per l'intera gara e chiude in 4 ore 17 minuti e 32 secondi davanti a Maria Cristina Nisi e Martina Berta.